ragazzi, siamo in compagnia di Cristina Poccardi. Ciao. Ciao Cristina. Ciao a tutti. Abbiamo appena vissuto un evento bellissimo, l'evento di Cartoni per Roma, dove Cristina insieme a Fabrizio Mazzotta è stata una presentatrice bravissima che ha reso ancora più bella un evento molto particolare. Troppo buono, prima volta, ho fatto del mio meglio, se lo dici tu, speriamo. Però è stato molto divertente, sono una grande appassionata di cartoni animati, quindi è stato fantastico. Il problema è che da appassionata io introducevo le band e poi andavo sotto a saltare, a cantare le canzoni, e quindi ogni volta io e Mazzotta tornavamo sempre più distrutti e alla fine eravamo l'ombra di noi stessi. Vi ho visto, conoscevate tutti i testi? Tutti, tutti. Cristina è una doppiatrice, un'attrice teatrale, ha interpretato vari personaggi sia nei dei telefilm. Anche se faccio doppiaggio da 14 anni, sono comunque dell'ultima ora, perché i doppiatori, i grandi doppiatori a volte iniziano veramente a 4-5 anni. Sono una voce un po' particolare, sono un carattere, non ho mai fatto grandi protagonisti. Ho fatto per esempio la vampira in True Blood. La cosa fantastica è che i miei personaggi spesso muoiono velocemente e rapidamente. Quando mi hanno dato Nan Flanagan in True Blood ho detto: beh, finalmente è una vampira, non morirà. Poi alla quarta stagione mi è morta la non morta, si è spappolata sul soffitto. Purtroppo, amen, anche lì mi è andata male. Però insomma, vabbè, mi diverto. Ha interpretato la figlia androide del barone Ashura. Sì. Eravamo in tre figlie, parlavamo all'unisono, io ero una di loro. Credo che sia morta comunque alla fine, lei. In ruoli molto più leggeri possiamo citare Harley Quinn nel film d'animazione Lego Batman. Sì, è vero, e tra l'altro io sono felicissima perché sono una grande fan di Harley Quinn, mi piace tantissimo. Allora potremmo vederti anche in cosplay? Io mi sono vestita in cosplay una volta soltanto, cioè diversi anni, ma un costume solo, che era Uma Thurman in... Ce lo siamo persi, però noi... Se... Fortuna ve lo siete persi, sì. Voglio citare anche le nuove avventure di Scooby-Doo. Sono la mamma di Shaggy, se non mi ricordo male. E lei è ancora viva. Posso citare anche Gundam. Tanto tempo fa, si chiamava Anna e non mi ricordo chi era. A quale cartone animato o a quali cartoni animati sei più legata? Il primo amore, Jig Goldrake. Invece c'è qualche sigla che ti è rimasta particolarmente dentro? Diverse, quasi nessuna in italiano. Io adoro la sigla di Shin Gotamai Super Boys, adoro la sigla in giapponese di Ken il Guerriero, sia di testa che di coda, e mi piace tantissimo la sigla di Mazinga Z cantata in giapponese, che poi è identica a quella italiana. E su questo allora sei perfettamente in sintonia sulle nostre frequenze, quindi non potevi che non essere qui stasera. Cristina, come gruppo supporto di tutte le cartoon cover band italiane, ti ringraziamo. Io ringrazio voi, ringrazio Giovanni Pompeo che mi ha invitata stasera, è stata una serata bellissima, grazie veramente a tutti. Grazie a te, un saluto dal Blackout di Roma. Ciao ragazzi!